Ciao a tutti, oggi video recensione sull'Idiota di Dostoevskij. Ve lo dico prima, così se lo considerate troppo noioso siete liberi di passare ad altro, bypassare o passare al video delle letture di agosto. Perché parlavo di un video che spero non sia noioso? Perché parlare di Dostoevskij, l'idiota, in pochissimo tempo è difficile e senza essere troppo critica, in modo da non annoiarvi, lo è ancora di più. E all'inizio pensavo che non avrei impiegato chissà quanto per un video del genere, perché l'idiota mi è piaciuto un pochino di meno di Delitto e Castigo. Finché insomma non ho cominciato ad esaminarlo, sono uscite fuori 3 pagine di analisi e mi sono fermata perché ho detto non posso continuare ad analizzare aspetti di questo libro, perché altrimenti il video verrà lunghissimo e a maggior ragione non lo ascolterà nessuno. Allora, partiamo da questo presupposto. Leggendo la prefazione di Igor Sibaldi e la postfazione di Herman Hesse, io apprezzo le edizioni Mondadori perché hanno di solito delle belle prefazioni, emergono 2 aspetti salienti di Dostoevskij. Uno dice, Sibaldi dice che Dostoevskij si legge, si apprezza davvero, ci sono classici che si apprezzano davvero quando si è adolescenti. Mentre Herman Hesse dice che il vero lettore di Dostoevskij è il lettore disperato, cioè il lettore che si trova in una tale condizione di umanità da poter comprendere pienamente Dostoevskij. Sono entrambi aspetti veri e sostanziali. Dostoevskij perché può essere apprezzato da adolescente? Perché parla in maniera così viva, pura e appassionata al suo lettore, che deve essere in qualche modo un lettore privo di esperienza, privo di esperienza anche critica, esperienza letteraria. A Dostoevskij, che comunque è un eccellente narratore, è un eccellente scrittore, è un eccellente tecnico, orefice della scrittura, e tuttavia interessa per lo più comunicare con i sentimenti, con l'humanitas, appunto, al suo lettore. È il momento in cui credo che il lettore sia più adatto a recepire questi messaggi, questa comunicazione dostoevskiana, è appunto l'adolescenza. Questo stato comunque adolescenziale coincide anche con quello che poi definisce stato di disperazione, perché si sa che l'adolescenza coniuga tutta questa serie di sentimenti e di drammaticità, ecco, che Dostoevskij coglie pienamente. Ovviamente non sto dicendo che Dostoevskij è un autore per ragazzi, però lui ha una grande complessità che forse si possono cogliere veramente pienamente, non tanto nel suo aspetto critico-tecnico, quanto nel suo aspetto appunto sentimentale e umano, proprio in questa fase. E poi infatti lo stesso Sibaldi sottolinea che ci fu nel 1880 un pope, un sacerdote che era ortodosso, adesso non lo ricordo bene, che andava finalmente al punto di Dostoevskij, sostenendo che lui è uno che non bada allo spirito quanto alla carne, agli aspetti insomma carnali, bassi, passionali dell'animo umano. Ovviamente non parliamo di una passione, di una carnalità manifesta nel senso di sessualità, però comunque c'è in Dostoevskij una presenza fortissima del mosaico complesso che è l'essere umano, un mosaico che è ovviamente un mosaico passionale ed è spesso un mosaico gretto, basso, che cela tantissime contraddizioni e tantissime sfaccettature, e sono sfaccettature che non sono mai pienamente, appunto, come dicevo prima, pure, ma sono sfaccettature grette, sfaccettature di umorali, possiamo così dire, viscerali, ecco. E forse l'idiota, come tutti i romanzi di Dostoevskij è così, ma l'idiota è non credo che sia forse il romanzo dove questa visceralità, questa grettezza è più presente, perché è in contraddizione con la purezza di questo protagonista, il principe, che io non so come si pronunci, comunque lo pronuncio Myushkin, qualcosa del genere, che è praticamente il puro per eccellenza.
L'idiota viene così definito per la sua bontà, una bontà talmente esasperata da resentare l'idiozia. Un'interpretazione che dovrebbe essere paradossale, ma che secondo me è profondamente vera. Cioè, il principe Myushkin è davvero così buono da essere effettivamente stupido, perché appunto la sua è una bontà priva di qualsiasi malizia, come ovvio che sia, ma troppo ingenua, tanto da non tenere conto delle conseguenze stesse della bontà sia sulle cose che sulle altre persone. Non è neanche la bontà, come spesso si dice di questo idiota, la bontà infantile dei bambini. Io non penso che l'infantilità, la fanciullezza sia, sì, per carità pura, ma non che sia talmente scevra, totalmente scevra di malizia o di cattiveria. Per me la bontà dell'idiota di Dostoevskij non è una bontà infantile, anche i bambini sono più cattivi, in senso lato, di questo idiota, che invece è completamente scemo, cioè non pensa alle conseguenze di quello che fa, nonostante le sue azioni siano dettate da un'illuminazione, possiamo così dire, interiore e anche celeste. Infatti è frequente il paragone dell'idiota del principe Myushkin con il Cristo. E questa però non è neanche una figura totalmente paragonabile a Gesù, perché è così annichilita in questo grado di bontà, che ripeto è una bontà un po' ambigua perché veramente sfiora nella stupidità, che neanche Gesù Cristo in effetti era arrivato a tanto. Perché dicevo che il principe, questa bontà, appunto, questa purezza emerge soprattutto in questo romanzo, perché c'è la purezza contrapposta alla società russa. Una società, come insomma, è tipico degli autori russi, una società abietta, gretta, immorale, idiota anche questa, ma è un'idiozia diversa dall'idiozia del principe. È un'idiozia ridicola, ecco, è più ri la ridicolezza, se si può dire, che è una vera e propria idiozia, una ridicolezza, scusate se utilizzo questo termine, non controllerò sul dizionario, che si manifesta attraverso i monologhi lunghissimi e alla fine comici di questi personaggi, che sono i personaggi che stanno attorno all'idiota, appunto, e che creano delle situazioni paradossali. Noi abbiamo interi capitoli dei monologhi di questi personaggi, che alla fine, vuol dire, sono difficili da seguire, un poco stancano, ci vuole molta attenzione per seguire questo libro, e che rendono sommariamente il libro, appunto, difficile da seguire, ma quando si esterna così tanto, si palesa così tanto il tentativo di Dostoevskij di fare parodia e di evidenziare questa grettezza, questa brutalità della società, secondo me il libro viene un poco a perdere, perché semplicemente è reso in maniera troppo palese, anche troppo machiavellica, troppo logica. Invece le parti dove Dostoevskij dà il meglio di sé sono quelle parti, appunto, intense, passionali, dove non si sta cercando di fare necessariamente una critica, ma si stanno soltanto mettendo a nudo i personaggi e le situazioni. Io ve ne nomino soltanto tre, anzi quattro, e lasciando stare il gruppo, la folla di personaggi che attorniano il romanzo, appunto il principe, Natascia Filippovna e Rogozin, non lo so, e il principe, appunto, che rappresentano, possiamo dire, due coppie complementari. Da una parte c'è il principe e dall'altra c'è questo suo doppio cattivo. È una doppiezza che è completamente speculare a quella del principe, quindi se lui è puro e alto, l'altro è molto più carnale, questa volta in senso letterale, anche se ovviamente sono aspetti che non traspaiono palesemente, ma che si arguiscono a istinti che ovviamente sono totalmente opposti a quelli del principe. Sono istinti che dettati dall'interesse economico, dalla violenza, dalla brutalità. Quindi c'è questa prima coppia, poi c'è una seconda coppia, che è quella tra Natascia e Aglaia.
se così si dice. Natasha è, ve lo dico brevemente, è una mantenuta, ha subito violenza dal suo protettore, che adesso sta cercando di sposarla dandole una dote per sbarazzarsi di lei. Tutti però gli anni, insomma, di violenze subite da Natasha, subiti da Natasha, che pur comunque è stata mantenuta nel lusso e nella ricchezza, hanno causato in lei un forte smacco psicologico, uno smacco che l'ha portata a annichilirsi completamente e a rendersi consapevole della propria inettitudine, del proprio stato quasi bestiale, perché la perdita di, possiamo così dire, non voglio dire di purezza, però la sua condizione, ecco, di mantenuta l'ha convinta di essere una persona che non vale niente, che non merita nulla, destinata, e quindi infatti la sua è una fine, possiamo così dire, predestinata, al fango, alla terra, alla morte, all'autodistruzione. E povera, e questo è un dato sostanziale, cioè è una povera, è una mantenuta ed è una donna che è stata resa oggetto delle attenzioni sessuali di un altro uomo. Aglaia, al contrario, non è una persona tanto migliore dal punto di vista morale di Natasha, però al contrario è una ragazza ricca, di buona famiglia, e che in virtù semplicemente del suo stato sociale, della sua condizione sociale, viene considerata un esempio, possiamo così dire, di perfezione. Quindi il romanzo, che ruota attorno a questi personaggi, racconta alla fine di Abbietti, che non si limita soltanto all'idiota, che non è alla fin fine un abbietto, anche se è un po' sì, ma che è un romanzo appunto su tutta una serie di idioti, di abbietti e di gente di bassa lega, da cui dovrebbe sollevarsi soltanto il principe. Poi, che lo faccia o meno, è opinione del lettore. E comunque, vabbè, non vi anticipo il finale, ma c'è tutto un collegamento con la riuscita o la non riuscita di questa purezza all'interno della società russa. Io vorrei dire tantissime altre cose, però ho parlato già troppo e spero caldamente di non avervi annoiato già soltanto per questo. Spero che il video vi piaccia, fatemi sapere se questa è una modalità che gradite, altrimenti vediamo ancora di cambiare e di fare qualcosa di un poco più veloce. Vi mando un saluto, un bacio, ciao!